Buongiorno, iniziamo il test drive di questa Toyota RAV4 diesel. La vettura ha percorso 130.680 km. Tutte le spese sono accese e tutte sono regolarmente spente. Il check è ok. Maneggevole. Ok, mi si è spostata un po' la telecamera, vedo. Infatti scricchiolava un pochino l'attacco. Partendo dalla prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. Ok, tutte le marce, anche scalata, posizione morbida, ben precisa. Questo attacco non vuole funzionare bene. Poi retromarcia. Ok. Prima sforzo. Molto bene, non slitta, non fa rumori inusuali. È tutto ok. Proviamole. Vetri posteriori. Ok, anteriori. Poi abbiamo regolazione di specchietti, sinistro. Non ho messo sinistro, eccolo. Destro. Ok. Poi qui abbiamo tutto ciò che è radio, credo. Qui il radio e qui il telefono. Allora, vediamo un po'. Nav, la versione è disponibile sul sistema in uso perché va collegata al cellulare per essere disponibile. Car, informazione sul viaggio. Poi email, media. Andiamo al radio. Ok, no, qui cambiamo di stazione. Credono i miracoli, ad esempio nel fatto che scompaia la DeLogo da questa visione in questo momento. Però quando ti faccio i balletti, mod, ok. Qua andiamo nelle impostazioni per collegare il telefono. Bluetooth non disponibile. Perché abbiamo un retaggio sbagliato, perché bisogna insomma rendersi conto che la vita ha un punto di, insomma, di fine, ha un punto esclamativo che arriva a un certo punto. È meglio prepararsi.
Ok, direi che è tutto funzionante. Qui al sotto abbiamo la chiavetta USB e la presa AUX. Poi proviamo l'aria condizionata perché oggi fa caldo e l'ho accesa. Fuori stranamente fa 33 gradi e l'uscita 8. Abbiamo il comando bizona, ventilazione, tutto ok. Esternamente la vernice è ben lucente, leggero segno da parcheggio, linee perfettamente parallele, non ci sono segni particolari, un piccolo segno sotto al fanale. Allora, equipaggiata del 225-65-17. Accendiamo. Ho fatto lo 0. 7 e 6 anteriore destra. Posteriore destra. Posteriore sinistra. Sette e otto anteriore sinistra. Centrale, tutta la console centrale, la strumentazione, la pulsantiera del volante e il volante in pelle che è leggermente consumato nella parte superiore perché credo che guidavano sempre tenendo la mano qui con un anello leggermente usurato. Sono ok, aprendo il vano motore confermo l'integrità della vettura, tutti attacchi originali, non ci sono riparazioni o manomissioni, motore ben asciutto, silenzioso, equilibrato. Anche l'acqua è ok, colore rosso, anche l'olio perfetto, confermo l'ottimo stato della vettura in linea con l'anno e il chilometraggio, i suoi 130.000 km. Ah, poi prima avevo disattivato anche lo start e stop, avevo anche di start e stop. Thank you.